fallo dunque. Lascia il Gloucestershire nelle mani di quel cristiano. E per che cosa? La tua fama e qualche scambio commerciale? Dubiti che i tuoi dei possano influenzare il giudizio di un uomo. Tefter ora non è più il fanatico che tu immagini. Gli uomini mentono per salvarsi la vita. Quando te ne andrai, mi ucciderà e brucerà la mia gente. Io lo so, l'ho visto. Chi non me ne ha parlato? Le Norne decidono il nostro fato. Ma senza il tuo piano, Tefter non avrebbe mutato opinione. Non ho rimpianti, allora. Ma ho visto qualcosa anche su di te. Un cammino tortuoso come il fiume Us. Le trame di una veggente piegano arti e parole. La profezia è un fiume e nessuno può opporsi alla sua presa. Cercava solo di proteggere la sua gente. Tuttavia ha infamato il tuo nome e ha infangato il suo onore e quello del suo popolo. Chi non è ancora vivo, va a dirgli addio e resta alla larga da me, strega. Madre? Dove mi trovo? Siamo all'inferno. No, siamo in Inghilterra. Come ti senti? Mi sento bene. Ma qui c'è uno strano odore, non credi? Vivrai per diventare Aldermanno, Tefter, malgrado gli attacchi alla tua vita. Attacchi? Una morte prematura? Oddio del cielo. Sei al sicuro? E la cerimonia avrà luogo a Gloucester. Le ferite guariranno entro la prossima luna. Basterà un po' di riposo. I miei ringraziamenti, Madre Modron. Donna incantevole, per quanto terrificante. Non tratteniamoci oltre, questa caverna è un luogo da incubo.